Dal 1 gennaio 2024 l'Ufficio di Statistica, la Centrale Unica di Committenza, il Servizio di Progettazione per l'Accesso ai Finanziamenti Europei, la Protezione Civile e lo Sportello Unico Telematico del SUAP di Pescara, Montesilvano e Spoltore saranno accorpati per la gestione unica dei servizi associati in vista della nascita della nuova Pescara. La sottoscrizione delle 5 convenzioni relative agli altrettanti servizi dei 3 comuni chiamati alla fusione è avvenuta questa mattina nella sala della Giunta del Comune di Pescara. Un passo in più lungo il percorso di fusione delle 3 amministrazioni comunali. A firmare gli atti sono stati Adelchi Sulpizio, assessore del Comune di Pescara, Chiara Trulli, sindaca di Spoltore e Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. Marcello Antonelli, presidente del Consiglio Comunale di Pescara, spiega al TG8 cosa cambia con l'unificazione dei servizi. Cambia che per i cittadini di Montesilvano e Spoltore ci sarà un'unica gestione. Questo è veramente un primo passo concreto, anzi 5 passi concreti verso l'unione, verso l'unificazione, sapendo perfettamente che è un punto di partenza e non è certamente un punto di arrivo. Di lavoro da fare ce n'è ancora tanto, speriamo di farlo nel miglior modo possibile. Chiara Trulli, sindaca di Spoltore, allora la quadra è stata trovata almeno per quanto riguarda l'unificazione dei servizi. Siamo soddisfatti, abbiamo unificato i primi 5 servizi cosiddetti facili, cioè quelli di più semplice e immediata associazione appunto, e il SUAP, la CUC, UEAM, con cui già avevamo avviato un'interlocuzione negli anni precedenti, cioè l'Ufficio per le Politiche Comunitarie, per non usare acronimi difficili, e poi la Statistica e la Protezione Civile. A tamburo battente dovremmo associare nei prossimi 2 anni 10 servizi, quindi la strada sarà veramente impegnativa e si tratterà di lavorare con grossa serietà, insomma. Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano. C'è tanto da ringraziarsi oggi per questa firma congiunta che finalmente vede i 3 comuni coinvolti armoniosi e insomma con spirito di condivisione davanti al futuro che si deve regalare al nostro territorio. Invece di quello che è accaduto qualche giorno fa, quando invece Pescara si è arroccata sulle sue posizioni e ha votato contrariamente a quello che era stato chiesto dai comuni di Spoltore e Montesilvano. Speriamo che in futuro si possa, anche per quello che riguarda il resto, trovare quell'armonia che darebbe, questo sì, al territorio un qualcosa di importante, quello soprattutto che chiedono i cittadini. Oggi intanto è un passo importante, e noi dall'inizio di questo percorso abbiamo dimostrato comunque senso di responsabilità e abbiamo votato in Consiglio Comunale all'unanimità, benché così a Pescara avere il ruolo di capofila, e quindi abbiamo ritenuto, al di là dei campatili, di votare favorevolmente. Siamo felici che almeno oggi, ribadisco, si possa essere tutti insieme a ragionare il futuro del nostro territorio.